Sono in compagnia del nostro ospite Vanni Sansonetti, segretario regionale dell'Associazione Città dell'Olio. Buongiorno Vanni, ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per la tua disponibilità ad essere con noi stamattina per raccontarci, in realtà parleremo di più di un argomento, però partiamo da questo grande evento che partirà tra qualche giorno a Trieste, che è Olio Capitale. Di che cosa si tratta, Vanni? Beh, Olio Capitale è a Trieste, parte venerdì mattina alle ore 10 con la cerimonia inaugurale e durerà fino a domenica alle 19, domenica 12, ed è un salone importante, una fiera importante per quelle che sono le nuove produzioni di olio e sono presenti tutte le regioni italiane con le loro produzioni di qualità di olio extravergine di oliva, per cui è una kermesse che permette a tutti i piccoli e grandi produttori di potersi appunto mettere in mostra con il loro prodotto che rappresenta l'olio extravergine di oliva, un asset importante del nostro mercato agroalimentare, del nostro Made in Italy. La nostra regia puntualmente ha riproposto il sito ufficiale della manifestazione, ecco, lo vediamo in sovrimpressione. Io ti confesso che la prima curiosità che mi ha suscitato questo evento sull'olio extravergine d'oliva è la sua location, quindi come mai un evento sull'olio extravergine d'oliva a Trieste, così al nord? Beh, come ha spiegato durante la conferenza stampa lo stesso presidente della Camera di Commercio, per loro è stata una scommessa, direi vinta a questo punto, di ospitare tutte le regioni italiane, le aziende italiane, crescendo il successo è stato in crescendo, quest'anno la 15ª edizione, per cui di fatto Trieste rappresenta con l'organizzazione di Olio Capitale un punto di riferimento importante. Diciamo anche che da un punto di vista geografico si trova al centro dell'Europa e non mancano ovviamente anche buyer importanti nel visitare la fiera, quindi da questo punto di vista ha riscosso successo e quindi quando è il mercato che decide è giusto, come dire, partecipare a quello che il mercato stesso ritiene soddisfacente. Ecco, mi aiuti a riflettere sull'importanza tante volte di avere anche una visione quando amministriamo i nostri territori. Evidentemente Trieste ci ha visto lungo, 15 edizioni sono la riprova di questo assunto. E poi mi piace anche considerare il fatto che in una nazione come la nostra, dove la produzione agroalimentare caratterizza da sempre appunto il nostro territorio italiano, sia per noi italiani stessi che all'estero, che sappiamo che siamo, tutti sanno che siamo non solo il bel paese per le opere artistiche, architettoniche, per la storia, ma anche siamo il buon paese per tutto quello che di buono si può degustare. Immaginare una fiera sull'olio extravergine d'oliva, ecco, sposta un pochino l'attenzione su quello che fino agli ultimi tempi probabilmente è stata monopolizzata dal mondo del vino. Prendo come benchmark quest'altro prodotto simbolo del Made in Italy agroalimentare. Certo, anche se appunto con la legge sull'olioturismo e su tutto quello che si sta facendo sul comparto e sul prodotto olio extravergine di olive, anche noi come Città dell'Olio della Puglia, approfitto anche per ringraziare il lavoro di Cesario Troi, il nostro coordinatore regionale, che da un punto di vista istituzionale raccorda tutti i 36 soci comuni della Puglia in un'attività intensa sul territorio che punta proprio alla consapevolezza di questo prodotto. Quindi si parte dai territori amministrati, i territori ulivetati, per arrivare alla promozione del prodotto, ma tutto quello che gira intorno, perché se non impariamo con un adeguato storytelling a parlare
di questo prodotto, come di tanti altri prodotti agroalimentari, non riusciremo mai a rendere consapevoli i consumatori. E l'olio si presta, come tanti altri prodotti, a questo storytelling, perché è fatto di territorio, è fatto di agricoltura, è fatto di cultura, è fatto di tradizioni, è fatto di enogastronomia. Tutto quello che attraverso l'olio turismo si sta cercando di fare e di promuovere. Quindi anche il nostro piccolo contributo come Città dell'Olio va in questo senso, proprio per quello che tu dicevi prima, cioè quello di rendere il prodotto olio extravergine di oliva, al pari di tanti altri prodotti, un prodotto di punta di fatto del Made in Italy e di quella che è la nostra cultura enogastronomica. Sull'oleo turismo ci ritorniamo senza dubbio. Quello che mi piace sottolineare è che l'olio extravergine d'oliva è uno dei prodotti alla base della dieta mediterranea, probabilmente uno dei simboli più importanti per tutte le sue caratteristiche. Il paradosso, ecco perché facevo un po' il parallelismo con il mondo del vino, il paradosso è che un prodotto così prezioso, così importante, ai noi è ancora poco conosciuto, si ha poca consapevolezza su larga scala. Io per esempio, ecco, ho scoperto personalmente, relativamente tardi, quanto sia un prodotto anche delicato che va conservato in un certo modo se vogliamo apprezzarne al massimo le sue qualità. Vanni, vogliamo aprire una piccola parentesi sul corretto modo di utilizzare l'olio a casa? Beh, sicuramente i due fattori che da cui bisogna preservare il prodotto olio extravergine di oliva è l'ossigeno e la luce, quindi va tenuto in bottiglie scure, va tenuto ben chiuso, aperto solamente quando viene utilizzato, possibilmente quanto più possibile a crudo, e quindi va condito e va quindi migliorato, va esaltato sulle pietanze e poi immediatamente richiuso nella sua bottiglietta, che se è di quantità di poco quantità tanto di guadagnato, e quindi queste sono veramente le precauzioni minime che bisogna tenere per la ottima conservazione e per poi una buona degustazione. Mentre parlavi mi veniva in mente l'adagio olio nuovo, vino vecchio, è ancora un modo di dire che rispecchia quelli che sono i canoni scientifici oppure no? Beh, non mi addentrerei più di tanto in questa materia, però sicuramente un olio nuovo, ma soprattutto un olio ben prodotto. Oggi la ricerca va proprio sul fronte appunto del frantoio, ha sicuramente profumi, sentori, proprietà organolettiche molto più spiccate, diciamo così, nel primo periodo, però una corretta conservazione e oggi sempre più la qualità nella produzione permette di tenere sempre molto più alta in un periodo più lungo questa curva, diciamo così, delle proprietà in maniera intatta, sia pure a medio periodo. Ci sta facendo compagnia Vanni Sansonetti, segretario regionale dell'Associazione Città dell'Olio, il quale ci ha svelato alcuni piccoli trucchi per conservare al meglio l'olio extravergine d'oliva che utilizziamo quotidianamente sulle nostre tavole, perché è un prodotto alla base della dieta mediterranea, un prodotto di cui paradossalmente tante volte conosciamo poco, abbiamo poca consapevolezza di quanto realmente importante sia questo prodotto simbolo del nostro territorio, un po' di tutta l'Italia, perché in tutta l'Italia, se non ricordo male Vanni, ci sono oltre 500 cultivar dal nord al sud, quindi vengono prodotti oli di una grande peculiarità con un forte legame con i territori di appartenenza. Ne parliamo perché tra qualche giorno a Trieste, con la manifestazione Olio Capitale, l'olio appunto torna al centro del dibattito sull'agroalimentare italiano, 15ª edizione in questo 2023. Vanni ha già preparato le valigie, vero? Sei pronto per partire? Quasi pronto, quasi pronto. Porterai lì tutta la tua esperienza e il lavoro che fate anche come associazione Città dell'Olio.
come nasce, perché nasce questa associazione e quali sono i suoi scopi? Beh, l'associazione ha ormai una storia quasi trentennale e l'Associazione Nazionale Città dell'Olio ha come soci degli enti, quindi non sono soci persone fisiche, ma sono appunto degli enti, comuni, camere di commercio, GAL, e quindi affronta la tematica dell'olio extravergine d'oliva, del territorio, dello sviluppo, della cultura attraverso un angolo visuale appunto che è pubblico, che è appunto soprattutto quello degli enti locali, e ha delle iniziative di punta per sviluppare le proprie attività. Per le nuove generazioni abbiamo un concorso in cattedra che quest'anno avrà un ulteriore passo avanti con delle giornate proprio di approccio, di degustazione nelle scuole elementari, medie, con i ragazzi, proprio per costruire questa cultura dell'olio extravergine di oliva. Abbiamo una merenda nell'Oliveta, una manifestazione a livello nazionale che si tiene tra aprile e metà maggio, e appunto sono momenti che le istituzioni comunali organizzano sui propri territori proprio come focus principale la cultura olivicola, il prodotto olio extravergine di olive, ma anche la cultura del territorio. È una data unica, la camminata tra gli ulivi, una prima esperienza pubblica di olioturismo nell'ultima domenica di ottobre, che si svolge in tutta Italia da parte di tutte le città dell'olio. E ovviamente ci sono tutta una serie di attività, protocolli d'intesa con associazioni, enti, che servono appunto a sviluppare sempre più i temi dell'olio extravergine di oliva. E quindi l'associazione ha costruito questo patrimonio e continua a costruirlo. Ringrazio anche per l'enorme lavoro che il presidente Sonnessa, Lucano, svolge costantemente sui territori per la costruzione sempre più di una rete che possa permettere il diffondersi da un punto di vista proprio visuale della pubblica amministrazione sulla cultura dell'olio extravergine di oliva. Ecco, a Olio Capitale, a Trieste, tra le altre attività e tra gli altri impegni che tu hai, presenterete proprio un testo sull'oleoturismo, perché come ci raccontavi proprio in queste ultime battute, con tutte queste attività i turisti possono fare, ma anche non solo i turisti, dicevamo prima che molta consapevolezza tante volte manca anche chi abita i territori dove si produce olio. Queste esperienze ci avvicinano a questo mondo importante, che però può essere anche un grande attrattore. Prima facevamo questo parallelismo con il mondo del vino, perché probabilmente da prima è stato in grado il mondo del vino di proporsi al resto del mondo come un attrattore che può generare anche delle economie importanti. Finalmente, grazie anche al lavoro dell'Associazione Città dell'Olio, l'olio sta recuperando terreno e restituendo tutto il fascino che anche l'ulivo ha da sempre con il suo prodotto, appunto, che sono le olive, che poi vengono trasformate nell'olio che tanto caratterizza la nostra cucina italiana. Quindi oleoturismo, tutto questo è stato concentrato in questo libro che tu modererai proprio alla 15ª edizione di Olio Capitale. Ci vuoi dire qualche parola in più a questo proposito? Ma io parto innanzitutto da quella che sarà la Puglia a Olio Capitale, più di 300 metri quadri con 52 spazi espositivi, 43 aziende, 9 istituzioni, quindi saranno anche stand istituzionali della nostra città dell'olio, proprio per parlare dei propri territori olivetati. Il tutto grazie anche alla collaborazione con la Regione Puglia, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale. E proprio per quello che dicevi tu prima, la Regione, ci sarà l'assessore Pentassuglia proprio venerdì pomeriggio in un talk che parlerà del progetto Puglia Good World verso Puglia Evo World. Non vi svelo nulla, sarà svelato lì, però c'è una grande concentrazione e investimento rispetto a quello che è il prodotto olio extravergine di oliva. Ci saranno i talk dei comuni delle città dell'olio per parlare appunto di olio extravergine di oliva e dei territori.
la rassegna Librolio, quella a cui tu facevi riferimento, e tra gli altri sarà presentato appunto Olioturismo, il libro, la prima pubblicazione sull'olioturismo a cura di Dario Stefano, che è considerato il padre della legge sull'olioturismo, che nel 2019 con la legge finanziaria ha portato appunto quella che è la definizione di olioturismo, e che poi con i decreti attuativi ha visto, pubblicato il 14 febbraio del 2022, ha visto poi vedere nel dettaglio quelle che sono le attività. Quindi la svolta parte dalla normativa. Questo libro, scritto da Dario Stefano e soprattutto col grande contributo di Fabiola Puglieri, che è una giornalista anche enogastronomica, esperta di olio extravergine di oliva, che ci farà partire appunto dalla normativa e arrivare fino a quelle che possono essere, da un punto di vista commerciale, di marketing territoriale, le esperienze dell'olio turismo. Le città dell'olio hanno investito molto sull'olio turismo, siamo alla terza edizione già del concorso nazionale sull'olio turismo, abbiamo un portale dedicato turismodellolio.it, dove troviamo ormai numerosissime esperienze su tutto il territorio nazionale censite, che poi non so altro non sono che tutte le esperienze che hanno partecipato alle tre edizioni del concorso, e con molte esperienze pugliesi che la fanno protagonista anche in questo comparto. Per cui l'olioturismo ancora molto in costruzione, ma già qualcosa è stato fatto, e già una proposta di turismo esperienziale è pronta per chi vuole appunto vivere questi momenti. Molto bene Vanni, noi ti ringraziamo veramente di cuore per averci avvicinato a questo fantastico mondo. Invitiamo i nostri telespettatori, per chi potesse, a visitare Olio Capitale a Trieste per questa sua 15ª edizione, a seguire tutte le attività dell'Associazione Città dell'Olio, che, come ci ricordava il segretario regionale Vanni Sansonetti, poi sono sparse un po' per tutta Italia e che aiutano a fare quella destagionalizzazione del turismo sempre tanto auspicata, che poi trova, ecco, queste espressioni concrete molto importanti, per cui consumiamo olio, ma facciamo olio extra, consumiamo olio extravergine d'oliva, facciamolo con sempre maggiore consapevolezza, e quindi, ecco, vi invito a seguire queste importanti iniziative. Vanni, io ti ringrazio per la preziosa disponibilità di stamattina. Grazie a voi e una buona giornata a tutti i telespettatori. E una buona missione a te a Trieste per Olio Capitale. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata.